Non ci sono i soliti punk a bestia con i cani, ma architetti e designer, oltre a una sfilata di VIP di tutto rispetto, da Daria Bignardi agli After Hours, passando per Lella Costa e Dario Fo. Quando un gruppo di lavoratori dell'arte occupa la Torre Galfa, l'entusiasmo è al massimo. Milano sembra quasi Berlino e c'è chi porta libri, chi sedie, chi offre tempo e manodopera. Simpatizza anche l'assessore Stefano Boeri, avvolto in un sacco pelo come un boy scout, in una via Galfa ridotta a campeggio. Poi Milano cambia rapidamente idea. La scelta di rifiutare l'offerta del comune, che aveva proposto lo spazio ex Ansaldo, delude i più. E forse anche quell'area da pseudo-rivoluzionari griffati Apple finisce per stancare. I precari dell'arte decidono allora di occupare Palazzo Citterio. È un flop anche quello. Il movimento è ormai spaccato e loro si trincerano dietro il silenzio. Di tanto clamore, cosa rimane? Un gruppetto di quarantenni che per qualche giorno hanno finto di essere liceali in autogestione. Tirano un sospiro di sollievo, però, tutte le associazioni che ogni giorno diffondono cultura senza fare capricci, osservando le regole. Magari in zone ben più periferiche di Brera. Certo, forse senza farsi tante foto in digitale.